Eccoci qua, buonasera cari amici, mi sentite? Ditemi se è tutto ok, datemi sempre il vostro feedback che iniziamo questa puntata che devo ammettere che è veramente interessante. Iniziamo già subito con la prima dieta senza neanche poter parlare. Pronto? Non salgo. Sì? Mi salgo. Sì, Giorgio, ciao. sono io, ciao, Sono salve. Giorgio. Piacere. Mi senti? Sì, ti sento bene. Tu mi senti? Sì, io ti sento. Aspetto il Così? O così mi feedback dei senti? nostri Lo amici. stesso. Dicono che è tutto ok. E praticamente possiamo iniziare la nostra diretta. È stata, diciamo, abbastanza repentina. Non sono riuscito a fare neanche il mio solito preambolo. Quindi, Ah, hai siamo detto. già in diretta? Sì, siamo già in diretta, siamo già Sì, in perché diretta. ho chiuso YouTube perché sennò fa l'eco. L'ho Sì, infatti rovinato. ti consiglio di togliere l'audio perché crea l'effetto eco ogni volta che si è in diretta. Sì, no, l'ho già tolto. Fammi salutare tutti i nostri amici. Roberta è qui con noi, c'è pure il nostro amico Massimo Monetti che ci sta guardando con sua moglie e noi siamo contenti, io sono contento di questo. Salutami che non conosco tua moglie, quindi mi fa piacere. Saluto tutti, cari amici, come state? Tutto bene? Eh? Ah, è ritornato anche Leon, mi fa piacere, dai, dai. E vedo che siete tutti, Gabriele, immancabile. Va bene, possiamo. Alvina, due puntate che manchi. Guarda che io mi ricordo di tutti, ho una memoria ferrea, quindi non scappate da questo. Antonella, Piemontese, va bene. Alessandro finalmente c'è, va bene, possiamo iniziare, dai, siamo già abbastanza. Saluto gli amici di YouTube e oggi è una puntata speciale. E scusami se ti faccio attendere un attimo, perdonami, faccio un piccolo. Sì. Io, Perfetto, perfetto. cari amici, vi saluto e vi devo ringraziare di cuore perché gli amici di YouTube siamo arrivati a 1000 iscritti. In pochi, neanche un mese e mezzo, siamo arrivati a 1000 iscritti, incredibile. Quindi stiamo continuando a crescere. Condividete se vi piace il mio modo, il nostro modo di fare le nostre dirette di Like News, che continuano a essere sempre più interessanti. Condividete e invitate questi amici a far crescere questo gruppo. Quindi. Cosa dirvi? Comunque, la puntata di Confessioni d'altri mondi, io confesso che è quella che amo di più perché è fatta da noi, quindi raccontiamo le nostre storie. C'è un numero sotto impressione, come potete vedere, il 371 44 8135, dove potete raccontare praticamente la vostra storia. Siamo giunti alla 25ª puntata. Non ci avrei mai scommesso, sinceramente. Invece, sta crescendo sempre di più. Dunque, non perdo più tempo. Bando alle ciance, iniziamo la nostra. Ah, c'è anche Pamela, saluto Pamela Bo. E detto questo, mi dedicherò a te. Ti chiedo scusa perché ho perso un po' di tempo, perché ho avuto i soliti problemi tecnici, ma adesso sono pronto a dedicarmi a te, cara mia. Dunque, Ok, ci saluto sono. tutti, anch'io. Saluti anche tu, mi fa piacere. Ok, dimmi tutto allora. Ah, niente, io praticamente volevo raccontare questa storia che mi è successa 2 o 3 settimane fa. E praticamente, dico, io nella mia vita sono una persona molto sensibile, quindi ho avuto diverse Posso dirti una cosa? esperienze Scusami se ti interrompo. Hai viva voce? di... Sì, lo tolgo. Eh sì, perché ti sento malissimo. Se è possibile parlare magari con le cuffie o Così mi qualcosa. senti meglio? Molto meglio, sì. Viva voce è sempre la cosa peggiore. Quindi. Ah, ok. E, io praticamente sono una persona molto sensibile, tipo nella mia vita ho avuto diverse esperienze. Cioè, ho visto diverse presenze, ecco. Però ecco, ti volevo raccontare questa storia che ti avevo mandato anche le foto. Sì, ai cari amici farò vedere adesso una foto, però prima vorrei che lei parlasse di questa situazione. Praticamente mi trovavo a casa mia un sabato mattina, ero tranquilla, ecco, stavo sistemando casa e stavo guardando un video mentre stavo facendo i lavori di Caria. Sì. Sembra Pier Giorgio, si chiamano di Sì, nome, sì, sì. e ascoltavo questo video mentre facevo le mie faccende. E a un certo punto, praticamente parte la fotocamera del cellulare, perché questo video lo stavo guardando, come ho detto, stavo guardando col cellulare, e il telefono era posizionato sul tavolo.
E io intanto facevo i lavori, lo ascoltavo, diciamo. Non so se lo fanno anche gli altri che guardano i Quindi video, intanto tu hai magari fai altre posizionato cose. E il telefono. praticamente il telefono era sul tavolo Sì, e io non, assolutamente non lo stavo toccando. e avevi E anche... l'immagine di fronte, Dimmi. com'era? No, io Quale ero lì che facevo, adesso non mi ricordo, comunque stavo lavando i piatti, stavo rifacendo il letto, ecco. E il telefono era sulla tavola in cucina. Lo Sì, ma lo schermo era in su, giusto? schermo era in su. Era come se io mettessi così. Ok, va bene. Esatto. E a un certo punto praticamente il telefono si è impostato, si è fermato il video, allora io mi sono girata. Ho detto, e ha incominciato a partire la fotocamera da solo. E lì per lì non ci ho fatto caso. Ho detto, boh, sarà impazzito, mi si è rotto il telefono, parte da solo, non lo so. E scatta una foto. Quindi il Dopo telefono altri 2 minuti, in automatico scatta la foto. scatta la foto, poi riprende il video da solo. Poi, dopo altri 2 minuti, si riattacca di nuovo la fotocamera. L'ho visto proprio che si riattaccava. Si è fermato, me ne sono accorta perché si è fermato l'audio del video di nuovo. L'ho detto, questa volta si è rotto proprio il telefono. E ha scattato un'altra foto. C'è da dire che, niente, io faccio le mie cose, non guardo queste foto. Comunque continuo il video, poi faccio la telefonata, ecco, passerà un'oretta. E dopo mi metto lì seduta, dopo che ho fatto questo telefono, ho detto, faccio io vedere le foto che ha fatto da solo il cellulare. Quindi aspetta, Ho ma detto, sicuramente sono scusami una nere, cosa, perché era appoggiato sopra il tavolo. scusami perché non ti barbettare, ok? Stai attenta. Non diventare inarrestabile, non ti devi barbettare. È un termine che abbiamo coniato noi quando una persona parla ed è inarrestabile, ok? Quindi Ah, ok. dammi un attimo. Allora, tu stavi guardando, ma il video lo stavi vedendo dal cellulare stesso, quindi il cellulare era attivo o no? Il cellulare è attivo. E quindi stavi guardando una diretta di un relatore, giusto? Sì, di un relatore, sì. Sì. E tutta assieme ti sei accorta che il video si è fermato, si è bloccato, Si è bloccato, ho guardato, per attivarsi ho la dato fotocamera. Niente. un'occhiata così senza darci tanto peso e ho Sì. visto che si è attaccata la fotocamera. Quindi il telefono, aspetta, fermati. Quando finisco di parlare poi, perché altrimenti se ci accavalliamo non si capisce nulla. Quindi il telefono praticamente stava facendo una relazione. Tutto assieme ti sei accorta che il relatore smette di parlare e ti accorgi che il telefono non dà più, diciamo, la conferenza. Si attiva la Esatto. fotocamera e ti accorgi che scatta una foto. Esatto. Ok. E io ora faccio vedere la foto ed è questa qua, la foto che mi hai mandato. E ovviamente, tu quando hai visto questa foto hai pensato e hai detto c'è qualcosa che non va, perché tu nel soffitto non ce l'hai arancione, giusto? No, però bianco. Tu mi puoi confermare che non avevi nessun vocale automatico azionato, nel senso tipo Hey No, Siri o non ce l'ho. Android che dici fammi una foto magari? No, no. Non ce l'avevi questa opzione, no? Non era attivata, non ce No, l'avevi. no, non è attiva. E No. praticamente che è successo? Tu in alto il cellulare ti sei accorta che ha fatto una foto, sei andata a controllare, nel soffitto non ce l'hai arancione, giusto? Bianco. Ce l'hai bianco. E tu eri lontana praticamente dallo scatto, no? Non entravi Sì. nell'obiettivo, giusto? Non mi sembra che ci sono Esatto, perché è grandangoli. partito da solo. Non mi Quindi io sembra. stavo, non mi ricordo, penso che stavo lavando i piatti. Ho capito. Io ho fatto un piccolo esame spettrografico, diciamo così, una cosa semplice, per cercare di analizzare questa foto che mi hai mandato. Io ho tolto un po' di chiari e l'ho fatta un po' così, ho messo un po' di scuri. E devo dire che emergono due occhi abbastanza inquietanti. Poi cosa è successo praticamente? Tu hai fatto praticamente la foto. Ho messo la fotocamera, ho rimesso il telefono nella stessa posizione di prima, Sì. quindi sul tavolo. E ho acceso la fotocamera, ho provato a ricreare la foto. Ok. Quindi non ho,
spostato le impostazioni come era impostato, non ho toccato niente, ho scattato solo la foto e la fotocamera ho visto che era impostata quella normale, non l'anteriore, la posteriore, e la foto quindi doveva diventare nera, come l'ho scattata, te l'ho Sì. mandata. Allora, evidentemente, da quello che posso capire io, a me sembra proprio che ci sia che la telecamera della la fotocamera del cellulare si sia attivata. Perché evidentemente se tu eri lontana e il soffitto era bianco, c'è qualcosa che l'ha attivata. C'è qualcosa che l'ha. Evidentemente, siccome molte entità dice che subiscono molto le onde elettromagnetiche degli strumenti che ci circondano. Non vorrei che al passaggio di questa entità che ti stava vicino, non vorrei che abbia azionato per sbaglio o abbia mandato in tilt il tuo cellulare e il cellulare a questo punto ha scattato qualcosa E che non l'ha doveva fatto fare. per 2 volte, sa, Sì, Giorgio. erano due foto, sì. Due foto. Sì, erano due foto. Io ho preso quella un po' più concentrata, diciamo, ed è un po' più spostata. Quindi implica che ci sia stato un movimento, perché non sono una uguale all'altra. Una è un po' più decentrata e l'altra un po' più centrale. Quindi c'è qualcosa che è passata e ha mandato, possiamo dire, in cortocircuito in quel momento il cellulare. Molti mi stanno dicendo qui, sì, vero, sono due occhi neri, sembrano umanoidi, alcuni dicono un bimbo. Ci sono un po' di pareri contrastanti su questa cosa, però io volevo, cara mia, che tu mi raccontassi un po' il fatto che queste azioni per te non sono, diciamo, non sono anomalie, più che altro possiamo dire che nella tua vita No, è un ordine del giorno, esatto, però la foto non me l'avevano mai fatta. no? Perché io, La foto no, noi ci siamo sentiti un questa è po' la prima prima. volta. Quando mi hai mandato la foto ci siamo sentiti un po' prima e praticamente mi hai raccontato un po' la tua storia. Ti va di Sì, raccontarla? io praticamente fin da bambina vedevo queste entità, diciamo. Sono tante. Fin da bambina avrò avuto 4 anni, ecco, che mi ricordo io 4 anni. E praticamente io abitavo in questa casa antica, perché era una casa, il mio babbo l'ha ristrutturata, era una casa che potrà avere 200 anni almeno. Noi i miei genitori ci vivono da 50 anni ed era già una casa molto antica. Sì. E io praticamente da piccola piccola vedevo una donna molto bella dietro una tenda che mi parlava, ecco, mi parlava come si parla a una bambina, ecco, c'ho delle cose belle, cosa ho fatto, vedrai che da grande farai tante cose, sarai molto bella, sarai bellissima, delle cose così. E però nel mentre di notte, sempre quando ero molto piccola, non andavo neanche ancora a scuola. E sentivo, non vedevo niente di notte, sentivo delle botte nella finestra, come bussare alla finestra, sentivo. E sì, mi spaventavo, ecco, queste cose qui mi facevano paura, anche perché io abitavo al secondo piano, quindi nessuno poteva venire a bussare nella finestra. Ho capito. E cosa è successo poi? Io so che poi i tuoi genitori Poi, sì, hanno. È un po' particolare perché i tuoi genitori questa storia sì è molto particolare, si. perché mia mamma praticamente, vabbè, te lo dico dopo quello della mia mamma, però io vedevo questa, in casa questa ragazza, mora, alta, e praticamente era uguale a mia sorella che è un anno in meno di me, e è alta e mora, quindi io pensavo fosse lei. E magari a volte nel dormiveglia la vedevo lì davanti a me che mi parlava così. Quando mi svegliavo completamente, lei non era in quella stanza lì, o magari era di sotto,
oppure chiedevo, guarda, mi sei venuta a svegliare e lei non c'era. Poi altre volte è praticamente capitato che eravamo io e mia mamma sedute in cucina e sentivamo aprire la porta, passava mia sorella, non salutava niente, infatti noi dicevamo, dai, sarà durata male oggi. Andavamo su a vedere e mia sorella non c'era. Quindi voi scambiavate questa entità che vedete che Sì, già era a uguale a casa, mia sorella, che era identica a era viva. tua sorella. Quindi molto spesso che succedeva? Voi vi trovavate Sì. delle entità in casa e scambiavate per le persone, per i familiari. Esatto. Poi c'è stato un altro fatto, praticamente sempre mia mamma, cioè mia sorella aveva chiamato diversi amici in casa, stava facendo una festicciola, a un certo punto passa dalla mia mamma, la vede, che passa dalla cucina e prende su e va su in camera. Poi va di là. Perché dice, ma scusa, dove è andata? Andata su, perché andata, ha lasciato gli ospiti da soli. E invece mia sorella era lì. E quindi un altro fatto che è stato più inquietante è stato quello di mio figlio, che allora avrà avuto 7-8 anni, adesso ha 19 anni. E noi eravamo addirittura in un'altra casa, dove abitavo io da sola con mio figlio. Torno da fare la spesa e era spaventato così, ma cos'è fatto? Ah, niente, niente. Dopo 2 giorni è riuscito a dirmi che praticamente quando sono andato a fare la spesa lui ha sentito una voce uguale alla mia, che prima l'ha chiamato e poi praticamente gli ha detto, guarda Alex, ti vengo a prendere. L'ha minacciato. Poi ho fatto le costellazioni familiari. Un giorno così ho fatto le costellazioni familiari e dalle costellazioni familiari praticamente mi è emerso che la costellatrice ha detto praticamente che mia mamma aveva perso un Tua madre bambino. Mia mamma aveva avuto un aborto. era? È venuta fuori dalla costellazione familiare. Non so come fanno loro a vederlo, però E tua la madre questa cosa costellatrice ha non te detto la... così. E E tua madre questa poi cosa la non... mia mamma ha confermato dalla costellazione, praticamente si vedeva che questa persona, che era una donna, era sempre vicino a Ma dimmi una cosa, ma tuo figlio, quando ha visto questa me. entità che addirittura gli ha parlato, e ha No, non avuto... l'ha visto, ha solo sentito la voce. Ah, l'ha solo sentita. Non fisicamente, noi l'abbiamo vista fisicamente, lui no, lui ha sentito solo la voce. Ah, ok. No, poi mi... Cioè, praticamente, durante tutta la tua vita, tu praticamente era all'ordine del giorno vedere questa cosa. Sì, poi anche tutto all'ordine del giorno. Questa è stata un'esperienza così che poi non si è più ripetuta da quando ho fatto le costellazioni. Ho parlato con la mia mamma, e veramente la mia mamma ha avuto questo aborto che ha dovuto indurre, quindi è stato volontario perché aveva assunto dei farmaci. Quindi molto probabilmente io ho fatto 2 per 2, quella che vedevamo non era mia sorella viva, ma era mia sorella, Quella quella che non c'era più, che si quella voleva che far vedere, secondo la mia idea, che si voleva far vedere da mia mamma e da me per dire che lei era sana. Non doveva essere abortita, ecco. È stato un aborto, secondo questo spirito, infondato, ecco, perché lei era sana. Voi in famiglia comunque questa cosa l'avete vista sempre come una cosa normale, no? I tuoi genitori non ti hanno mai Sì, occluso. no, no, i Vedi, miei genitori no, assolutamente, hanno sempre parlato c'è una cosa di queste cose qui. affascinante. Anche mia nonna e la mia bisnonna. E anche tutte quelle le donne della mia famiglia hanno Scusami, sempre visto le presenze. aspetta un attimo, scusami. C'è una cosa affascinante, una cosa che mi affascina. Il fatto che tu, a differenza delle altre storie che ho sentito, c'è cioè una particolare. La tua famiglia non ti ha mai occluso nulla, invece molto spesso le persone che hanno queste cose Assolutamente, anzi posso si finire? chiedeva ai bambini se vedevi Sì, qualcosa, il contrario. finisco, non ho finito, scusa.
Fammi finire perché se mi interrompi non ci sentono, ecco qual è il problema. La cosa che mi stupisce è praticamente che molto spesso le persone mi raccontano e mi dicono che io da piccola le vedevo, ma i miei genitori non dicevano nulla. Allora questa cosa se l'ho tenuta sempre per loro, crescendo, poi è diventata qualcosa di difficile. E invece tu in famiglia questa cosa, sia tua madre, sia tuo padre, che tutto il resto, praticamente non ti hanno mai occluso questa situazione. Quindi questa è una cosa interessante, questa mi piace molto come cosa. E poi mi raccontavi che è successa una cosa anche al lavoro, vero? Sì, al lavoro poco, sarà stato un annetto fa, era che io lavoro in ospedale, quindi era deceduta questa signora il giorno prima, e poi io sono tornata per la notte ed ero con una collega in turno, e a un certo punto sentiamo un rumore forte. Una botta, e lì in una cameretta avevamo un signore anziano, in quella cameretta dove era deceduta questa signora che avevamo liberato, e c'era questo signore anziano. Allora abbiamo pensato che fosse caduto dal letto. Siamo andate a vedere, e questo signore ha detto che anche lui aveva sentito questa botta, però l'abbiamo trovato in un altro letto. Noi l'avevamo messo nel letto dove era deceduta la signora, Sì. e ha detto che praticamente lì non riusciva a stare perché si sentiva soffocare. E questa signora il giorno prima era morta di embolia polmonare. Vabbè, poi l'abbiamo lasciato lì, mi ha detto stia pure, stia a dormire, si sente meglio nell'altro letto. E intanto torniamo di là e sentiamo sbattere avanti e indietro la porta della medicheria. E torniamo in là e sbatteva, si apriva e si richiudeva da sola. Si apriva, si richiudeva. Allora a un certo punto io prendo la puntatrice, che abbiamo una puntatrice grande, sarà 40 centimetri, lo dico, vado a vedere. Cos'è la Perché ci sarà puntatrice? qualcuno dentro che apre la porta. Scusami, ci sono alcuni termini che non capisco. Cos'è la puntatrice? Quella che fa, che mette le puntine Ah, nei fogli. la spillatrice, sì, ho La capito. spillatrice, Sì, ecco. non capivo Sì. puntatrice, mi sembrava un'arma che usate voi in No, no, ospedale, no, no, un'arma nessuna laser. arma, no, niente, anche perché i bisturi, quelle cose lì erano dentro quella medicheria. Quindi Ho non capito. potevo armarmi. Quindi praticamente che è Allora successo? vado a vedere nella Aspetta, stanza, non scusa. c'è niente, la finestra è Io, chiusa. scusami, ti devo fermare alle volte perché devo fare il punto della situazione, perché poi ci perdiamo, mi spiego. Allora, tu sei in ospedale, era di sera, è successo la notte questa cosa? Sì, di notte. Allora, era di notte, Sarà quindi stata l'una di notte. molto spesso di notte, ovviamente i ritmi sono molto più lenti, giusto? Cioè è difficile che ci siano questo via vai, no? Esatto. Tu ti sei accorta che praticamente le porte della corsia, di una stanza della corsia, sbattevano come se qualcuno fosse entrato, no? Giusto? Esatto. Ok. Quindi tu hai detto c'è qualcuno dentro, cioè perché C'è qualcuno dentro. ha fatto tipo porte dell'effetto saloon, no? Tipo ton ton ton, a quanto ho capito. Esatto. Allora tu praticamente vai lì, entri e che succede? Non c'era niente. Ho aperto la porta e non c'era nessuno. È sicuro che non è. Poi ho incominciato, ho sentito, e anche la mia collega, come se accendessero una luce, il tic-toc dell'interruttore. Sì, Presente? sì. Tic-toc, Sì. come se accendesse, ma di continuo ero. Questo è durato 5 minuti. E da dove veniva questo rumore Non si TikTok? accendeva nessuna luce, non lo so. E ha incominciato dalla sala dei medici a sentirsi dei gran rumori, come se stessero spostando dei mobili. Ah. E anche lì non c'era nessuno, no, però a quel punto lì io e la mia collega abbiamo chiamato aiuto,
siamo andati a chiamare degli altri infermieri in un altro reparto. Non siamo entrate nell'altra stanza da sole. Ah, quindi aspetta, che è successo? Quando siete entrati in quella stanza, quella con l'effetto Nella salone, prima sono entrata io avete e non sentito c'era questo rumore nessuno. di 5 minuti? Nell'altra Poi in stanza un'altra stanza. sentivate i mobili che si smuovevano, che si Sì, si praticamente. muovevano. Sì. E poi avete chiamato giustamente i rinforzi, avete chiamato gli Sì, abbiamo infermieri. chiamato. Sì, a quel punto lì sì. E quando sono entrati questi infermieri, cosa è successo? All'inizio di là hanno deriso. Ah, avete paura, siete delle fifone. Poi sono entrati e quando siamo entrati di là era tutto sottosopra. Era tutti i mobili aperti, i fogli caduti, come se avevano smosso qualcosa. E si sono accertati che non c'era un ladro che è uscito, è entrato, nessuno. No, non c'era nessuno. Abbiamo chiamato anche la guardia e non c'era nessuno. Abbiamo chiamato la guardia è arrivata, ha controllato tutto e non c'era nessuno. Telecamere, cose, non hanno visto nulla? No, non ci sono le telecamere. No. Però non è entrato nessuno. Non abbiamo visto, siamo, appena abbiamo sentito quella botta, noi siamo corsi subito. Ho capito. E non c'era nessuno, e l'hanno sentita anche tutti i pazienti, anche gli altri pazienti. Vediamo cosa dicono i nostri amici. Aspetta un attimo. Allora, una nostra amica dice che non era la sorella, era un'entità che prendevano sembianze dei familiari. Visto anche la nonna e la zia vedevano. Quindi dicono che a volte prendono le sembianze familiari. Io questa cosa non lo Non la sapevo, sapevo no, no, neanch'io. no, io neanche io lo sapevo. E poi dicono, poi c'è una mia amica, una nostra amica che dice: da piccola fui operata di appendicite e io gli dicevo a mia madre che c'era una bambina che si dondolava sul lampadaio. Quella bambina aveva il camice sporco di sangue. Mamma mia. Io ovviamente non mi sapevo spiegare, da bambina gli dicevo che c'era il diavolo sul lampadario. Giustamente sì, i bambini utilizzano i termini più semplici. E una cosa, ma ti stanno chiedendo, la signora, quella che è morta di embolia, era arrabbiata per la morte? Sì, Era. no, lei non, lei era arrabbiata perché praticamente l'intervento era andato male, gli ho dato simbolia, e tutti i parenti erano arrabbiati. Ah. Addirittura quando è morta hanno fatto una scenata, si sono buttati per terra in Addirittura. corsia. Un parente ha picchiato un medico. Ah, quindi c'è stata un'azione violenta, cioè si è scaturito. Violenta, sì, contro il medico di reparto, perché era una morte, cioè, che non doveva accadere, ecco, per un intervento. E Noi non praticamente. abbiamo potuto fare niente perché lei è riuscita a suonare, quando ha suonato, siamo accorsi tutti, ma era già morta. Abbiamo chiamato anche il rianimatore, i medici, tutto, abbiamo provato a rianimarla, ma era. È Impressionante. stata una cosa molto troppo improvvisa, ecco. E poi Secondi. sono successe tante altre cose, poi o sono quelle più eclatanti queste che sono Sì, successe? questa qui, poi sempre mia sorella, Sì. che c'ero anch'io, lei praticamente. Faceva lezione di inglese a scuola. Sì. Questa era anche un'altra testimonianza che potevo portare, ma purtroppo un prete l'ha bruciata e aveva registrato una cassetta d'inglese e l'ha Sì. Sì. portata a casa per studiare. Si è sbagliata e l'ha messa al contrario. E dall'altra parte c'era una messa, si sentiva la canzone della messa e tutte le persone che rispondevano. Ho capito. Poi l'abbiamo spedita a Milano, questa cassetta, e da mia zia, che anche mia zia comunque ci crede a queste cose, ecco, che lei è
avuto tanta esperienza anche lei, l'ha data a un prete e questo prete non se l'ha più ridata. Ma dimmi una cosa, Mi ma ha detto, ha sostenuto che l'ha bruciata. perché c'erano delle parole strane, particolari? C'erano anche delle parole, sì, apri la finestra, c'erano anche delle indicazioni. Cioè, come se fosse un rito. C'era un rito, sì, della musica. Ma questa cassetta era vergine? Sì, cioè, erano quelle che usavo per inglese. Tant'è vero che mia sorella ha preso una cassetta da una sua amica e l'ha ascoltata per sentire che se dall'altra parte succedeva le stesse cose, invece sull'altra cassetta praticamente c'erano le parole al contrario, ma si sentiva che erano parole al Ma contrario. voi non avete più queste cassette, queste cose non ce le avete più? Questa cassetta qui no, è andata distrutta. Ho capito, per il prete l'ha voluta bruciare, ho capito. L'ha voluta bruciare. Va bene, Rosana, allora io ti ringrazio per le tue testimonianze. Ora io lascerò ai nostri amici di ponderare questa situazione e vediamo cosa esce fuori nei commenti, perché alcune persone hanno trovato delle analogie alle loro esperienze. La cosa particolare tua, Rosana, è che il fatto che tu hai avuto sempre i canali aperti da generazioni a generazioni, quindi questo sarebbe un attestato di studio interessante, veramente. Perché, ti ripeto, io sono convinto che se una persona gli dici non esiste, la persona comincia a crederci e non vedrà più nulla. Se invece le persone Esatto. hanno le capacità di avere una famiglia più aperta, magari hanno la possibilità di capire di più. No, ma magari tutti hanno la capacità di capire. Sì, il problema riguarda sempre l'aspetto familiare, come stavo dicendo. Sì, è Eh l'educazione. sì, e quindi è così. Va bene, ti ringrazio tantissimo, Luciana, veramente tanto, perché ci tenevo a parlare di questa storia, No, veramente. comunque vedo che anche guardando la tua trasmissione che queste cose qui stanno succedendo molto più spesso, ecco, e a molte persone. Ma secondo me sono sempre successe, solo che adesso c'è il coraggio di parlarne, perché si sta creando una rete, molte persone si parlano fra di loro, si chiamano, quindi il discorso che questa sta diventando... Aspetta, cosa stai sciando? Cosa stai facendo? Scusa, no, mi ero mossa. Ok, il bug jumping, fallo dopo la chiamata, per favore. Sì. Ok? Allora, e ti stavo dicendo che questo sta diventando veramente una piazza interessante, perché le persone trovano un luogo di scambio e di interesse. Poi non c'è giudizio, e quindi alla fine una persona si sente libera di dire la sua esperienza, perché da noi i punti di vista non ci servono, diciamo. Come ho scritto io tanto tempo fa, se io sono un opinionista, se non è tanto differente da una verità che non puoi dimostrare, no? Quindi, se per te sono un opinionista, c'è anche il discorso che se tu dici che io lo sono, a questo punto dimostrami che tu non lo sei. Quindi da lì inizia il dibattito, ma è quello che io non voglio. Io non voglio il dibattito. No, Dialogo, no. diatriba, dibattito, tutte le parole che iniziano Esatto. col di, in greco, significano dividere. Dividere, lo vedi, c'è sempre la di, la particella di. Quindi alla fine a me non interessa questo, voglio fare dell'altro. Esatto, ognuno nella tua trasmissione racconta la sua esperienza senza giudizi e senza negare quello che racconta. Senti, l'ultima domanda che ti faccio e poi ti lascio andare, ma mi stanno dicendo, Roberto, ciao Roberto, bisognerebbe vedere se tuo figlio magari ha più esperienze di questo tipo, ne ha avute più? Sì, mio figlio ne ha avute anche lui diverse. Sì. Questa qui, vabbè, questo. Poi vedeva delle presenze anche a casa non di mia mamma, dell'altra nonna, che anche lei è una persona molto aperta, fa le carte, ecco, Ho capito. fa lettura di tarocchi Cioè, e siete altre cose. E lui vedeva praticamente queste due vecchie anziane, e
che erano morte in questa casa ultracentenaria, e di notte vedeva le ombre che passavano. C'è un'altra domanda, c'è un'altra affermazione della nostra amica Fina, ignoto di cognome. È fantastico avere in un gruppo una persona che si chiama ignoto, è stupendo, guarda. Allora, una volta una mia collega che era seduta in una stanza monitorando un giovane paziente in coma, quindi si evince che anche lei fa lo stesso lavoro, saltò come una pazza, corse verso di me gridando: "Guarda lì!" E ho visto un'ombra sopra il letto parallela alla paziente. Madonna santa. Gli ospedali. Ai ai ai. Io sì, C'è da studiarli proprio, gli ospedali. ma anche la casa dei miei genitori diciamo, è un po' infestata. E qua mi stanno pure dicendo, sempre fine ignoto mi Un giorno risponde. sì, magari sarebbe bello che tu venissi a passare una notte a casa dei miei genitori. Se veramente quando li sento io, li senti anche un'altra persona. Ma possiamo organizzare, non è un problema. Magari facciamo una diretta, perché no? Facciamo Sarebbe una bello. diretta lì. Perché Allora, poi. io ti dico, io non vado più a dormire, devi sentire. Perché anche l'ultima volta praticamente una signora continuava a bussare dalla porta dove Poi io continua. stavo dormendo e questa presenza bussava in continuazione e fino alle 2 o 3 di notte mi ha lasciato sveglia. Ho capito. Guarda, la storia di Gnoto continua. La stessa cosa che vedeva lei, Oddio. portai la mia collega in pronto soccorso perché stava malissimo dalla paura e dopo un po' il codice blu di auto in terapia intensiva si è sentito dall'altoparlante per la stanza di quel paziente in coma. Ho telefonato sulla ragazza, era morta. Hai capito? La stessa cosa che vedeva lei. Portai la mia Era la collega in pronto ragazza che si soccorso. stava staccando dal Sì, corpo. praticamente sì. Incredibile. No, ma storie assurde, veramente storie veramente che vanno al di là dell'umana comprensione. Va bene, Rosa, Vabbè, comunque sì, potremmo organizzare la diretta la organizziamo, non in ti casa dei preoccupare. miei. Non ti preoccupare. E ora io mi sto immaginando una specie di famiglia Adams del 2020, capito? Quindi. No, no, siamo molto cordiali, Hai molto capito? carini in realtà. Mi farebbe. Però secondo me la casa lì è piena di E presenze. niente. Va bene, senti, allora io ti saluto, è stato un piacere. E Ok. quindi ci sentiamo, ci aggiorniamo, perché mi sa che qua usciranno un po' di cose interessanti. Va Ok, bene? va bene, Ciao, grazie, saluto tutti. teniamoci in contatto, mi raccomando, ok? Sì. Ciao cara, ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Come vedete, cari amici, praticamente la storia è veramente interessante, quindi c'è una. È veramente interessante la cosa perché mi colpisce questa cosa perché in famiglia è successo più volte, cioè li vedevano tutti, visioni collettive della famiglia. Cioè, posso capire un caso singolo che attesta la cosa. Pronto? Pronto, buonasera, sono Camilla, mi Ciao chiamo da Camilla. Trigiano. Ciao Camilla. Ciao. Non so da dove cominciare, Giorgio. Ma allora, Camilla, noi ci siamo sentiti prima. Questa sarà una chiamata di richiesta più che altro, di capire, perché abbiamo parlato per circa un'ora e io sono arrivato a una soluzione, però non credo che sia quella giusta. Quindi io chiederò l'aiuto dei nostri amici e ci tenevo che tu fossi presente in questa chiamata per raccontarci tutto, perché
A te succedono delle cose veramente particolari. Questa sera proprio è la serata, possiamo dire, delle situazioni maledette, possiamo dire, delle condizioni maledette. E quindi io ci tenevo che tu raccontassi questa storia partendo dall'inizio, sempre riguardante un aspetto molto simile, perché c'è sempre di mezzo una circostanza, un'ambientazione. Non è così? Sì, infatti tutto è cominciato esattamente 30 anni fa quando mi sono trasferita da Bari a Trigiano in una casa che avevo comprato. Fino ad allora diciamo che con mio marito problemi non ce n'erano o c'erano, ma ormai mi ero abituata e niente, non ci pensavo più di tanto. Quando invece siamo andati in questa casa, io ho cominciato a volermi liberare di questa situazione. A voler lavorare per rendermi libera, e lui bestemmiò il momento in cui eravamo entrati in quella casa. Da quel momento forse è cominciato tutto, perché comunque dopo un anno e mezzo ci siamo separati e quando abbiamo lui è andato avevamo già interpellato appunto i nostri avvocati, io mi ero già rivolta dall'avvocato, e avevo cambiato stanza, avevo preso a dormire nella cameretta dei bambini con mia figlia e il maschio con lui nel letto. Quando, questo da maggio a dicembre, fino a che non ci siamo separati e lui non è uscito di casa. Il bambino aveva una decina di anni e 2 o 3 volte. Quando il mio ex andava via alle 4:30, lavorava in Italsider, quindi fino a che insomma viaggiavano, alle 4:30 usciva di casa. Per 2 o 3 volte il bambino si è messo a gridare dicendo che c'era una signora che lo picchiava. Un'altra volta invece è caduto dal letto con la sponda, quindi non è caduto perché è stato preso proprio di forza e buttato per terra. Quindi dal Quindi letto, scusami, Camilla, dal letto è stato preso e buttato a è terra. E buttato per terra, sì, è proprio buttato letteralmente per perché non è terra. potuto scivolare? E lui Perché? si accorge, no, no, non poteva, anche perché lui nel rialzarsi disse che era stato gettato per terra, preso di forza da questa, sempre da questa signora. Fino ad allora niente, non si capiva bene, non avevo, ho avuto conferma di questa presenza. Allora, preciso che ora in quella casa da 3 mesi non ci sono più, ho cambiato casa. Fino ad allora appunto non si capiva bene che accadesse, fino a che non è venuta una mia amica un sabato, sono passati da casa, dovevamo andare insieme fuori a cena e andando nel ristorante mi disse, eravamo seduti intorno al tavolo della cucina, a un certo punto il soggiorno era acceso, la luce del soggiorno era accesa e si è alzata ad un certo punto, ha spento la luce e si è riseduta insieme a noi in cucina. Quando siamo andati al ristorante ha detto Camilla, hai visto quando mi sono alzata per spegnere la luce? Dico sì, che è successo? Dice nell'angolo c'era una signora alta che assomiglia, insomma, perché non la vedeva per bene, vedeva soltanto i contorni e l'altezza, che ti assomiglia molto, che ha annuito come a dire brava, hai fatto bene a spegnere la luce. E questo è un altro episodio. Nel frattempo io mi separo, un Ferragosto è venuto siamo andati a mare con mia sorella, insomma, eravamo in comitiva, siamo tornati e saliti a casa mia. Questo amico, abbiamo cominciato a parlare, dalle 7 si sono fatte le 4 del mattino, tra una parola e l'altra, e io lo invitavo, si chiama Santo questo signore, è un nostro collega, era un nostro collega, e lo invitavo a sedersi, la sedia c'era, e faceva per sedersi, ma si allontanava e tornava davanti alla porta d'ingresso con la mano sulla maniglia. Questo tutta la, fino alla mattina che sono andati via. La mattina, ci siamo, il 16 agosto, ci siamo trovati a mare e lì mi ha detto che ti ricordi ieri Camilla che mi invitavi a sedermi? Io non potevo sedermi perché appena facevo per sedermi, lei si sedeva al mio posto come a dire no, tu non ti siedi. Preciso che quest'uomo è un farfallone. Perché è importante dopo, Ecco, insomma, forse sì. si Aspetta, capirà perché preciso questa condizione, insomma. fermiamoci un attimo. Allora, c'è tanta legna al fuoco, devo capire. E dobbiamo capire tutti assieme. In poche parole,
qua avvengono delle manifestazioni visive sempre in tua presenza, ma a terze persone, non a te. Bravo, bravo, Perché se sì, fossero no. venute a te, uno può pensare a qualsiasi cosa, no? Perché riguarda la persona. No, invece i tuoi familiari e i tuoi, diciamo, Mia figlia anche mia figlia, io anche, non ho visto, fino ad allora non ho mai visto. diciamo, anche ospiti che sono in casa, Hanno visto, hanno avuto, sì. cercano di andare via prendendo la maniglia, andarsene perché c'è un individuo, un'entità che ti Che confessa non dopo vuole gli uomini, che che. non vuole, tanto è vero che finisco di dire appunto quello che mi disse Santo il giorno dopo. Comunque io ero già separata da un bel po' di tempo, ma non avevo un compagno. Dice, comunque sappi, Camilla, che in quella casa non entrerà mai nessun uomo perché non vuole uomini in casa. Mi disse di benedire la casa e di accendere più spesso la radio sintonizzata su canzoni varie perché si sentiva triste. Parlo sempre di questa presenza. Vabbè, fatto tutto, sono andata avanti per anni, sempre da sola, sempre, ma con la voglia di rifarmi una vita perché ero giovane, anche una donna abbastanza prestante, ma non avevo fortuna di incontrare una persona con la quale, insomma, costruire un futuro insieme. Sì. Se non che una decina di anni fa, ho iniziato la relazione con un uomo. È durata pochi mesi. Il fine settimana veniva a casa e un sabato mattina ci eravamo appena svegliati e stavamo tutti e due sul letto a raccontarci. Io avevo la mano dietro il collo e lui pure, parlavamo. Ad un certo punto ha sentito strizzare, si è sentito strizzare gli attributi, fortissimo, tant'è vero che ha lanciato un grido di dolore. Ci credo. Io ho capito subito che era sicuramente quella presenza, quella donna che non voleva appunto uomini in casa. 5 minuti dopo lo ha fatto di nuovo. Praticamente questa persona nell'arco di poco tempo è sparito perché si sentiva soffocare. È finita la storia senza un Guardi, allora vero fermiamoci motivo. un attimo. Allora andiamo per pause perché capisco che sei emozionata Sì, tra l'altro anche la febbre, ho anche la febbre stasera. Vabbè, andiamo Comunque per ci gradi. tenevo a raccontare Sì, perché no, ci no, no, tengo a fermati, capire. fermati, fermati. Camilla, Dimmi, dimmi. dammi il Sì. tempo alle persone di dare il respiro e comprendere, Certo, perché il certo. telefono ha una velocità diversa della linea, quindi si Sì. accavalla tutto, arrivano informazioni Ok. tutte assieme. Quindi fammi fare un punto della situazione. Allora, tu ti trovi in Certo. questa casa. Praticamente, delle persone che sono vicino a te hanno praticamente delle visioni collettive. Incominciano a vedere sempre questa persona e ti descrivono addirittura che ti assomiglia. Non le stai vedendo tu, ma le vedono gli altri. Questo è un particolare. Seconda cosa, piano piano gli uomini, specialmente le figure maschili, cominciano a essere proprio trattate male da questa entità. Allora una persona ti dice che addirittura devi bonificare la casa perché questa entità vuole stare con te in una certa armonia, con la musica e tutto il resto, però non si deve parlare di uomini. Tu ti No. trovi praticamente a letto, addirittura con un tuo compagno, e addirittura questo nel basso ventre riceve una stretta nel basso Sì, ventre. Quindi sì. addirittura quest'uomo salta in aria e tu capisci e colleghi le due cose, perché già hai visto in Sì. passato molti uomini che cercavano di scappare, vedendo sempre No, questa molti immagine. uomini, non è che ho avuto molti uomini, questa persona soltanto dopo Ah. non avevo mai avuto occasione. Quando mi è capitata e avevo cominciato la relazione, è finita così come è cominciata. No, no, Poi era solo quella che è persona. Mi successo? aveva detto Santo che non avrei mai potuto farmi una famiglia con un uomo in quella casa perché non ne voleva. Poi, ora andiamo più lenti, andiamo con calma, ok? Va bene? Perché Sì. intanto non ci insegue nessuno, non ti preoccupare. D'accordo, Io d'accordo. l'abbonamento lo faccio alla rete, quindi stai tranquillo. Quindi, allora, poi che è successo? Tu hai cominciato a cominciare a ponderare, ad associare l'entità alla casa. Sì. E tu, questa casa però ti piaceva pure, nel senso che era E abbastanza. mi piaceva anche starci, non mi andava di uscire. E allora decidi di cambiare casa, giusto? E succedono una serie di coincidenze incredibili, tipo le agenzie, no? No, Cos'è? sì, non sono mai riuscita a vendere casa, nonostante il prezzo fosse appetibile, la casa bellissima, però per ben 3 volte, con un contratto di 6 mesi per volta,
Nonostante venissero un sacco di persone a vederla e nonostante piacesse a tutti, non sono mai riuscita a trovare un acquirente. Tanto che ho desistito e non ci ho più pensato e mi sono rassegnata. Nel frattempo, se posso continuare? Prego, prego, sì. Ok. È nato mio nipote, il figlio di mia figlia, maschio. Lei lavorava, io ero a casa in quel periodo e lo tenevo in braccio con la faccia rivolta alla televisione. Era piccolino, aveva 2 anni e mezzo. Ad un certo punto si è alzato, ha guardato lì dove lo vedono sempre la stessa presenza, dicendomi: Nonna, c'è una donna lì. Sapeva appena parlare, ma si fece capire benissimo. E io ovviamente rabbrividii e capii. Però non ho mai avuto paura, mi ha fatto comunque sempre stare tranquilla, perché altrimenti sarei scappata. Cioè, il bello è che proprio mi faceva stare tranquilla. Di lì a poco, qualche mese, lo accompagnai in bagno, aveva 3 anni allora, dopo qualche mese è stato. Cioè io ero davanti a lui seduta, ha guardato sempre dall'altra parte all'ingresso, cioè dal bagno, dal water, guardando nel corridoio, e mi ha fatto segno: Nonna, lì c'è un'altra nonna, Lì lì c'è c'è un'altra un'altra nonna. nonna, quindi nonna, lì c'è un'altra nonna, cioè quindi zia. Nonna, lì c'è un'altra nonna, quindi non ho capito se volesse dire un'altra nonna come te. Oppure una donna, io non sono anziana, cioè voglio dire, nel senso che sono giovanile, non, sono la nonna, sono, non so che cosa volesse dire. Mi ha detto soltanto: Nonna, lì c'è un'altra nonna, ed è finita lì la cosa. Io l'altro episodio ti racconto, l'ho Sì, fatto delle camicie. sì. Avevo stirato, ho 4 camicie a mio genero e le avevo appese alle chiavi della camera da letto con la spalla rivolta ovviamente allo sportello, diciamo, con il collo avanti. Quella mattina era di sabato, me le guardavo le camicie, compiaciuta del fatto che fossi brava a stirare e quindi dissi: Oggi queste le porto a casa di Simona, di mia figlia. Sono uscita dalla camera da letto, sono andata in cucina a fare colazione, sono rientrata subito in camera da letto e delle 4 camicie, 3 erano rimaste così come stavano, l'altra l'ho trovata girata con il collo rivolto allo sportello. E magari Quindi era una camicia da uomo, magari. le camicie di mio genero, certo, le camicie di mio genero. Quindi io ho cominciato, insomma, a mettere in allerta tutti quanti, vabbè, ma nessuno aveva mai avuto dubbi su questa cosa. Un'altra volta poi, appunto, quando ti ho detto che la casa l'ho lasciata, quando ho cominciato a frequentare un gruppo di persone, ho subito un furto in casa. Ma non si è capito chi sia stato, certo è che io non si è capito come siano entrati i ladri, nonostante io avessi dimenticato entrando in casa quella sera le chiavi nella toppa, ma il lunedì ho già cambiato la serratura. Nonostante tutto, il mercoledì sono entrati i ladri in casa e mi hanno fatto piazza pulita. E questa è un'altra cosa. Un'altra volta sono uscita con i miei amici, sono rientrata, ho chiuso, mi ricordo benissimo di aver chiuso la porta di chi aver dato la mandata. Il giorno dopo ho trovato la porta aperta. Sentivo un sibilo, sa, quando tra lo stipite e la finestra e la porta. Mi sono avvicinata, ho trovato la porta aperta. Poi sono andata, ok, ho chiuso, ho aperto il pensile della cucina e mi è caduta una tazza senza farmi male. Io ho avuto l'impressione che mi stesse punendo del fatto che da un po' di tempo la lasciavo da sola a casa, che stavo cominciando a vivere un po' di più, perché io non vivevo per Dimmi niente. una cosa, ma è vero che poi i testimoni dicono che non è uscito nessuno dalla casa? Sì, me lo ha detto Francesco che abita al piano terra, dice: Camilla, dice, strano, perché io ti garantisco, ti posso giurare sui miei figli che sono rimasto tutto il tempo sul balcone, non è uscito nessuno dal portone. Vabbè, questa è un'altra cosa,
Ma la cosa più, io ho praticamente il desiderio inconscio di andare via da quella casa, l'ho sempre avuto, ma l'avevo accantonato perché nel frattempo comunque mia figlia aveva acquistato nel portone accanto, quindi si era avvicinata a me. A quel punto proprio ho detto, vabbè, io è sicuro che morirò qui. Fino a gennaio scorso, questo gennaio, prima del lockdown, ero seduta sulla poltrona in sede, mi stavo riposando. Mi arriva la piantina di una casa che sta qui sul palazzo dove sono venuta ad abitare, è casa di un'amica di mia figlia. Dice, mamma, guarda la casa di Marisa che sta vendendo, guarda quanto è grande, 150 metri quadri, bella, dissi, ok. Il giorno dopo, più o meno alla stessa ora, mia figlia mi gira una piantina di 2 vani che poi è diventata casa mia. Dice, mamma, guarda questo divano, quanto è bello. Io, in maniera molto, come posso dire, istintiva, dissi, io lo voglio vedere questo divano. Vedi di organizzare con la tua amica una visita in questa casa. 2 giorni dopo sono venuta a vedere questa casa e mi è piaciuta tantissimo, solo che davo per scontato che se anche avessi messo in vendita la mia, visti i precedenti, non sarei mai e poi mai riuscita a venderla. Beh, signori miei, invece io ho messo la casa in vendita e la prima e unica persona che è venuta a casa mia a vederla l'ha acquistata. E così ovviamente ho potuto anche comprare questa casa. E poi cosa è E adesso, successo? quando ho fatto il trasloco, nel frattempo mia figlia era sempre molto agitata a quel periodo perché pensava che in qualche modo si sarebbe manifestata questa presenza. Se non che si è presentata l'ultimo giorno, no, è andata a cercare di recuperare le zinefre, accesa la luce sotto L'ultimo, il no, scusami, soffitto. l'ultimo giorno, cosa è successo? Da lì Allora, abbiamo. poi sono tornata, ce ne siamo scappate io e mia figlia perché è impressionante quello che è successo alle luci. La domenica poi mi sono incontrata sempre lì per lasciare le chiavi ai nuovi acquirenti e il nuovo proprietario ha acceso le luci nuovamente e non ti dico cosa è successo sotto il soffitto. Tant'è vero che ad un certo punto ho urlato a Michelangelo di spegnere la luce. Non so se ha capito, io non lo so sinceramente. Ha spento lui con tranquillità la luce ed è finito tutto. Come se fosse arrabbiata, si è manifestata nella maniera più. Io mi sono veramente spaventata. Dopodiché ho detto: ok, questa è l'ultima volta che ci vediamo. E non mi è mai mancata perché sì, bella casa, mi faceva anche stare bene perché comunque io ci stavo bene, forse fin troppo bene da farmi perdere la voglia di avere relazioni all'esterno di quella casa. Ora sto nella nuova casa e ti ho chiamato perché volevo capire bene cosa è successo perché da qualche parte ho letto che qualche volta seguono queste entità chi ha abitato qualche volta. Io spero tanto di no, ma me lo auguro di cuore, perché se no tutto quello che ho fatto, cioè ho venduto, ho comprato con una spesa esosa, una donna da sola come me, insomma, ho avuto, infatti tutti mi dicono, hai avuto un bel coraggio a vendere una casa così bella, già tutta arredata e ricominciare tutto da zero. E spero che ne sia valsa la pena e che in questa nuova casa possa cambiare la mia vita, sicuramente in meglio. Me lo auguro di cuore perché sono stata 30 anni in quella casa ed ho pianto tutti i giorni, non c'è stato giorno in cui io non abbia pianto. Allora, posso dirti una cosa? Allora, Dimmi. io ho riflettuto molto sul tuo caso e ho due strade che possiamo percorrere, ne abbiamo già parlato, però fammi parlare ora con le persone che si stanno ricollegando. Allora, praticamente la cosa che mi fa pensare è che, dato che assomigli a te, ci sono due strade. O questo è un fenomeno poltergeist fra i più grossi che io abbia mai sentito. Il poltergeist, per chi non lo sapesse, sono delle. Praticamente, anticamente non si capiva come era possibile che avvenivano certi fenomeni all'interno del, diciamo, attorno a noi. Cosa succede? Il poltergeist, in questo caso, qual è? Il fatto che
La proiezione che assomigli molto a Camilla mi lascia pensare qualcosa. Lei sogna qualcosa di stare a contatto con un uomo, ma forse inconsciamente, nella sua parte più inconscia, siccome alcuni uomini l'hanno ferita, di conseguenza lei ha sviluppato queste capacità dove involontariamente la sua parte inconscia è riluttante nei confronti dell'uomo. Ma lei, nella sua coscienza, invece, vuole un uomo, vuole un compagno per condividere la vita, una persona seria. E Certo. quindi a me lascia pensare che questi fenomeni che avvenivano molto spesso mi ricordano molto i fenomeni di poltergeist, perché avvengono fenomeni assurdi, tipo anche oggetti che volavano in alcune circostanze, poi quando le persone riescono a risolvere la loro situazione, ci fu il fenomeno particolare in Inghilterra, dove in un ufficio un ragazzo non voleva stare lì e ogni volta che questo ragazzo era in servizio avvenivano cose assurde e la gente li appellava ai fenomeni di paranormali, invece era la persona che non voleva stare lì, appena il ragazzo si è licenziato i fenomeni sono cessati. Quindi quando io credo che il momento in cui lei abbia cambiato la casa, evidentemente inconsciamente non ha più creato quell'alcova dove lei stava comoda e dove la sua parte inconscia invece, siccome la voleva bene, cercava di mandare via la sua parte inconscia, che poi alla fine sì, è talmente forte questo fenomeno che lei riusciva a proiettare una parte di sé per cacciare via gli uomini. Quindi io però questa mia tesi ha delle piccole incongruenze. O noi siamo davanti a un fenomeno poltergeist incredibile, perché poi Camilla mi ha raccontato che poi quando stava per andare via le luci sono diventate intermittenti, stava esplodendo tutto lì dentro. Cioè, Sì, più lei assolutamente sì. cercava di allontanarsi da questa entità, che poi alla fine era la proiezione di sé, e più quella parte di sé non voleva morire. Perché una volta che lei andava via da quella casa, la sua parte inconscia, diciamo, il suo doppio inconscio cessava di esistere, perché si era creata questa situazione Spero proprio di sì, di guarda, spero che sia protezione e capitato proprio questo. benevolenza. Quindi, però c'è anche un altro lato, e per questo vi dico che c'è un'altra tesi. Il fatto che invece questa è un'entità, perché poi lei, quando abbiamo parlato, mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché mi ha detto che questi fenomeni, mi ricordo che tu mi hai detto una cosa che, Non ricordo, non lo dammi ricordo un neanche io, cenno. però era qualcosa che mi ha fatto capire che tutta questa mia tesi poi lasciava un dubbio, che c'è stato qualcosa, non mi ricordo, comunque c'è stato qualcosa che non me l'ha fatto, mi ha fatto pensare, mi ha detto, allora forse non è un poltergeist, forse era un'entità dove si era veramente affezionata a te. Addirittura tu mi hai raccontato che tua madre ha avuto altre figlie, giusto? Figli. E Sì. addirittura ha fatto tanti aborti spontanei, cioè no, Sì, spontanei, voluti, non spontanei, voluti, provocati. provocati, perché erano sei figli, quanti erano? Cinque eravamo e cinque ha dovuto, insomma, vabbè, Cioè, una volta era quello il sì, metodo anticoncezionale di tantissimi anni fa, e 60 anni poi fa. tanti figli, non era facile Cinque. campparli, quindi posso pure capire. Quindi Sì, ma perché in questa casa e non nell'altra? Quella non era, mai, non era certo stata la mia prima casa. Io venivo da una casa a Bari dove ero stata 17 anni e dove non avevo mai, dico mai, vissuto nulla di strano, una vita ok, tranquilla. ma la rottura col tuo compagno dove è avvenuta? In quella vecchia casa? Nella casa no, in quella casa che ho venduto adesso, certo. E E per entrando in questo. quella casa io sono entrata piangendo perché mi stavo staccando. La casa dove mi sono sposata era nello stesso palazzo dove abitava mia madre, era di sua proprietà. Quindi poi ho acquistato a Trigiano e me ne sono venuta qui. Ma il distacco da mia madre è stato doloroso. Quindi avevo 30 anni quando mi sono trasferita qui. Per una settimana ho pianto tantissimo. Dopo una settimana mi è sembrato quasi di aver vissuto sempre in quella casa, però è come se avessi cominciato mettendo il piede sbagliato, non so se ho reso l'idea. Tant'è che appunto da quel momento io ho cominciato a stare male per svariati motivi, Allora, cominciata la Camilla, separazione da mio marito, dal sì, mio ex, Camilla, e poi sono andata in cassa sì, integrazione, poi Camilla, mio un figlio ha attimo solo, cominciato.
Camilla, a darmi problemi. Camilla, un attimo solo. Allora, sì, la storia l'abbiamo capita, l'abbiamo capita come avviene. Il discorso è che molto spesso il poltergeist avviene quando c'è un evento traumatico, cioè una cosa che alla persona magari può essere qualcosa che tu pensi che sia risolvibile nella tua coscienza, magari invece è traumatico dall'altra parte di noi, del nostro io, del nostro Ok. profondo. Quindi chissà che cosa ha scaturito in te il fatto che appena tu sei entrata in quella casa hai cercato protezione dall'esterno, ma alla fine il problema l'hai portato dentro, perché alla fine quella casa stava diventando quasi una gabbia dove non ti facevo uscire. Infatti, E è tu, così è e stato. casualmente, diciamo, l'elemento di rottura scatenante è avvenuto in quella casa, perché tu ti sei lasciata lì, Sì. giusto? 2 anni dopo, esattamente 2 anni dopo da che sono andata ad abitare, esattamente 2 anni, E questo 2 anni e mezzo. È questo praticamente. Io sono convinto o che tu sia uno dei più grandi fenomeni poltergeist d'Italia, Oddio! veramente, perché sei arrivato al punto di riuscire a creare un tuo doppio che cerca di allontanare le parti maschili, perché tu hai ricevuto sofferenze da quella parte, controparte, e addirittura tuo nipote che è maschio, addirittura, cioè tutte le parti maschili, Ma anche pure mio tuo figlio è figlio. andato via da quella casa prestissimo e infatti non è più voluto tornare. Quando tornava diceva, mi prendeva in giro, beh, la signora come sta qui? Rivolgendosi appunto all'entità. Pensa che una volta ebbe il bambino, aveva il bambino in braccio e venne a casa a trovarmi, ha tentato di sedersi ed è caduto per terra con il bambino. Insomma, è strano, la sedia era lì dietro, è caduto per terra. Noi, tutti quelli che eravamo lì, ci siamo guardati in faccia. Ecco perché, insomma, poi mi è capitata questa occasione e in 448 io ho venduto casa, l'ho trovata. La casa ideale poi, la mia casa ideale, che è bella e forse anche più di quell'altra, perché altrimenti quella non l'avrei mai lasciata perché era bellissima. Quindi io dopo 30 anni ho traslocato da Bari il 19 giugno del 1990 e sono uscita da questa casa qui a Trigiano il 19 giugno del 2020, un ciclo giusto, ma proprio esatto, esatto di 30 anni. Io credo che non sia una combinazione. Allora, la signora, un attimo che rispondo un po' agli amici, la signora, Sì, certo. Roberto, la signora era vestita sempre con un velo lungo, era quasi ottocentesca, però questa qui può essere anche una proiezione di chi la vede, cioè nel senso che automaticamente, E con i cerchi, quelli che uso io sistematicamente, tutti i ecco, giorni uso solo i cerchi. Eh addirittura aveva i tuoi stessi orecchini? sì, i cerchi, sì, i cerchi, non proprio uguali, non credo fossero proprio uguali. Mi disse che aveva proprio i cerchi e una specie di mantello, di scialle, che copriva ciò che c'era sotto, come ti ho detto ieri, insomma, questo amico mi prendeva in giro, dice, ho tentato di vedere se fosse stata veramente come te, dice, ma aveva questo scialle che mi impediva di vedere meglio. Quindi aspetta, Alta quanto me, 1,70 m, ecco, lo vedi, è identica. Quindi io e bruna credo come aveva gli stessi tuoi orecchi, cioè le persone che la vedevano descrivevano un tuo alter sì, Allora, dicevano che gli assomiglia. Mio se nipote che disse c'è un'altra nonna, e quindi a questo punto devo pensare, non un'altra nonna, un'altra te. ecco, Ho reso l'idea? allora Camilla, io, se si tratta di un fenomeno poltergeist, mi stanno dicendo che a volte succedono ad adolescenziali, non è detto, perché se nell'adolescenza magari l'hai avuta felice, non lo sai, quindi non Non è. è felice, è stata normale, niente di che. No, non è Ecco, no, stata sto felice. E rispondendo, praticamente non sono mai stata una bambina serena e poi un'adolescente e poi Camilla, una donna. scusami, Camilla, Dimmi. oggi avete tutti la barbettite, avete, io non lo so perché. Ti ricordo che io ho la febbre. Sì, fammi un attimo rispondere alle persone, chiedi un attimo, scusa. Allora, il discorso che il fenomeno poltergeist non è detto che per forza succede nell'adolescenza, ok? È casisticamente avvenuto che molto spesso l'adolescenza, perché è un periodo conflittuale. Non è che ora, se tu hai 16 anni e ti hanno fatto arrabbiare, devono tenere i quadri appesi, diciamo, tenerli così perché hai paura che passi tu e li fai volare. Non è così.
Il discorso che molto spesso, siccome è una fase conflittuale della vita, si scaturisce una capacità esponenziale exp delle nostre onde cerebrali. Ma se, come sta dicendo Camilla, ha avuto una vita che la cosa più traumatica è stata magari quella, si può scaturire lì, cioè non è detto. Quindi, quello che sto dicendo è, se si tratta, Camilla, di un fenomeno poltergeist di questa elevatura, stai tranquilla che l'hai risolto. Ah, Perché? bene. Perché ti posso garantire che tutti i fenomeni poltergeist, come arrivano, se ne vanno. E se ne vanno perché la persona ha trovato il suo equilibrio. Ok? Ma io l'ho trovato cambiando casa, riuscendo Esattamente. a realizzare questo sogno, che non è da poco, eh. Non è da poco quello che ho fatto. Esattamente. Quindi già io penso che un passo avanti l'hai fatto. Se Ha voglia, invece quello sì. mi stanno chiedendo nell'altra casa, io credo che tu non ti sia più informata cosa è successo nell'altra casa. No, non posso, non voglio andare lì, non ho avuto più occasione di vederli, di sentirli, ma non voglio neanche lì chiedere perché non voglio suscitare, insomma, sospetti e quant'altro, non mi va assolutamente, Assolutamente, ma fai non, bene no. perché se Io io... spero che loro stiano bene, che non vivano le stesse cose, insomma, che ho vissuto io, Capito? perché io Se ci sono stata male. io infatti ti sto dicendo che se tu sei riuscito a trovare il tuo equilibrio, mantienilo, perché sicuramente sei nella strada giusta, è un capitolo della tua vita a sé. Magari adesso con questa serenità tu puoi avere adesso un'energia diversa dove puoi attirare la persona giusta anche per te. Perché prima quell'energia non l'avevi. Sai, molto spesso siamo anche noi che inconsciamente siamo indisposti a proiettarci nei confronti del prossimo. Io la chiamo la sindrome del porcospino. Magari un porcospino si vuole avvicinare, ma quando si avvicina punge. Ma lui non lo sa, poverino, no? E allora lui più si avvicina agli altri e più li punge. E quindi diciamo che siamo noi che abbiamo gli aculei, però non ne siamo consapevoli. Magari in questa tua nuova veste, con questa circostanza migliore, puoi trovare la persona che No, ma meriti. non è quello. Adesso non mi importa più tanto di trovare una persona, quanto di sapere con certezza che mi sono veramente liberata da quelle catene, perché io mi sentivo proprio incatenata, ma veramente mi sentivo Guarda, incatenata. Camilla. Cioè, quando ricordavo quel mio amico che mi disse, Camilla, sappi che finché rimani qui, un uomo non lo avrai mai perché non lo vuole, non vuole uomini in casa. E Non vuole poi, perché uomini in casa. esattamente Ci ho perché detto, è uscito mio marito, il mio ex marito, è uscito anche mio figlio e niente, poi mia figlia veniva pochissimo, nonostante sia venuta ad abitare accanto, non è mai venuta perché comunque Simona non amava stare in quella casa. Invece in questa ci sta, ci viene, sta anche da sola e si sente serena. È rilassata in quella casa, aveva paura anche a spostarsi da una stanza all'altra. E tieni conto che anche a lei voleva bene, anche a Simona voleva bene. Me lo disse Santo quella notte che appunto facemmo mattina. Simona era seduta lì con noi e lei si era messa alle sue spalle e le accarezzava la testa, i capelli. Per cui disse: vuole molto bene a Simona e anche a te. Il maschio non lo vuole. Mio figlio è Ok, andato via va bene. prestissimo, a Allora, 17 anni. Emanuela dice: ma Giorgio, la signora ha mai visto direttamente l'entità? No, non l'ha mai vista, perché è il No, io suo, non l'ho mai visto. è perché gliel'hanno raccontato gli altri, è la sua proiezione di sé. Molto spesso le manifestazioni, diciamo, chiamiamole entità, si manifestano prima al soggetto e poi di conseguenza agli altri. Qui avviene che lei, ogni volta che è in una stanza, appare una proiezione di sé nell'altra. Quindi parliamoci chiaro, io sono convinto che tu hai trovato il tuo equilibrio, secondo me, io te lo dico la mia impressione, io non ho la palla di vetro e nessuno mi ha preso, ogni mese mi viene a prendere diciamo, con l'astronave, nessuno mi viene a prendere. Però quello che ti posso dire io, in base alle condizioni che ci sono, tu sei in un equilibrio perfetto e rimani tale, secondo me, perché secondo me sei nella strada giusta. Ma Ok? sì, non ho motivo per non esserlo, insomma, a livello
cosciente, insomma, perché comunque, ripeto, vivo in una bella casa, l'ho fatta bella, comoda, arredata con gusto, quindi sto bene in questa casa e spero, insomma, di quantomeno di essere sempre E serena, di non noi, piangere più. io piano piano ti lascio il mio contatto, ce l'hai, mi informerò Va se mi vuoi bene, chiamare. d'accordo, va bene, Io sono grazie. qua, mi vuoi mandare un Grazie. messaggio? Io sono ben lieto, Camilla, va bene? Va Oppure bene, ci ti vuoi ringrazio. e così Ti ringrazio di cuore. tengo aggiornato anche gli amici, va bene? Va bene, Riprenditi grazie mille. dalla febbre, ok? Ok, grazie mille, grazie, buonasera a tutti, Ciao, grazie. ciao, ciao. Ai 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 amici, quindi come vedete è molto particolare la cosa, è molto interessante. Quindi cosa ne pensate voi? Secondo me è una questione di poltergeist, perché le entità molto spesso si manifestano alla persona più sensibile, a colei che subisce, l'azione, diciamo, che la vede, addirittura chi ha una visione del genere la descrive agli altri, invece lei ogni volta che era da una parte succedeva l'opposto, quindi mi lascia pensare che secondo me la nostra amica Camilla, secondo me, ha raggiunto il suo equilibrio. Poi ditemi voi. Pronto? Buonasera Giorgio, Buonasera. buonasera a tutti. Come stai? Bene, dai, tu? Tutto bene, eh? Il nostro caro amico Leonardo, praticamente Leonardo ci sentiamo da circa un mesetto ed è per me un ragazzo prodigio perché mi fa piacere quando ci sono dei ragazzi, diciamo, che seguono le persone che non lo sono più, giovanissime come me. Ormai io sono nella fase, diciamo, di Ianta, quindi mi fa piacere interagire con le nuove generazioni, mi fa sentire giovane anche a me, capito? Mi fai sentire Mio un teenager anche a me. Quindi, Leonardo, io ci tenevo che tu fossi, diciamo, in questa trasmissione per motivi, perché poi conosco anche tua madre, siete di famiglia, no? sì, Quindi, anche la mamma. e quindi mi fa piacere parlare con te e condividere con te le tue esperienze. Quindi dimmi un po', siamo arrivati di nuovo alla quota. Sappiate che casualmente ogni volta che arriviamo a quota 100, praticamente Facebook chiude le dirette e ritorniamo a 30-40. Quindi è un giochetto che fanno spesso. Grazie, comunque continueremo così noi. Grazie. Leonardo, allora, cosa mi vuoi raccontare? Allora, oggi voglio raccontarti di una delle varie case che ho abitato. Purtroppo, spiacevolmente, si parla di 2 anni fa, più o meno, un anno e mezzo fa, da cui poi questa casa ce ne siamo andati per ovvie ragioni. In questa casa all'inizio mi ricordo che la prima volta che ci siamo entrati per vederla, vedere com'è fuori il giardino, la casa e tutto il contorno della casa, siamo andati, mia mamma e il suo compagno, mia sorella erano super felici, bellissima casa. Io, una volta ritornato nella casa in cui abitavo prima, mi ricordo che a letto, io ero piccolo, perché la prima volta che siamo entrati in quella casa erano una cosa come 6-7 anni fa, quindi avevo 11-12 anni. E io mi ricordo che eravamo nel letto e ho detto a mia mamma: mamma, guarda che quella casa a me non piace, non mi piace come casa, come aria e come tutto. Boh, mia mamma mi fa: ma no, tutto tranquillo, vedrai che sarà una bella casa. Boh, insomma, ho portato là i miei cavalli, che ho 2 cavalli, e sono iniziati ad apparire i primi topi, che vivendo comunque in campagna è una cosa normale, visto che io ho sempre vissuto in campagna, ci sono sempre tutti quei 2 o 3 topi. Boh. Dopo 2 o 3 anni di serenità quasi apparente,
sono iniziati a crescere questi topi, quindi da 3-4 che ce n'erano sono stati diventati 10, 20, 30, 40, 50, fino ad arrivare a centinaia di topi solo nella zona dei cavalli. Quindi con tutte quante le paure ad andare al buio, anche a casa nostra, a trovare i cavalli, a dargli da mangiare, per scappargli due semplici coccole. Quindi vivendo 2 anni in questa situazione, quindi con veleni, e a me piangeva il cuore perché io sono una persona che non ammazza nemmeno le mosche, quindi con un dolore al cuore di dover purtroppo ucciderli, non moriva nessuno, i veleni rimanevano lì e tutto quanto, fino a quando noi ce ne siamo andati 2 anni fa, siamo nella casa attuale, e quando noi in pratica avevamo già portato via tutto quanto, che stavamo ripulendo, rimettendo a posto il giardino per lasciarlo com'era in principio, sono spariti i topi, nemmeno più un topo, negli ultimi 2-3 settimane non c'era più nemmeno un topo, neanche uno, e questa è una cosa che colpisce anche me, che ne ho vissute di cose fin dai 4 anni. E come la indichi questa cosa? Perché il fenomeno del fatto della sparizione totalmente dei topi, a che c'era un'invasione di topi, come la definisci tu questa cosa? Ma guarda, allora, il topo si sa che è un animale molto intelligente, quindi simbolo sia di intelligenza, se lo si vuole vedere nella maniera buona, sia di infestazioni che poi comunque si sono materializzate nella casa, soprattutto nella zona bassa, quindi nella cantina, cucina e salotto. Ho anche delle prove fotografiche di una delle due entità, perché l'altra, cambiando cellulare, l'ho persa purtroppo, che era quella più angosciante. Quindi il topo comunque è simbolo di, nell'esoterismo in generale, è simbolo di putridume, di infestazione, perché ciò che fanno i topi, iniziano a far figli, infestano. Ma scusami, qualcosa che in principio, ma secondo te questi topi te li hanno mandati? I topi sì, secondo me me li hanno mandati a casa mia, perché in principio non c'erano. Tu sei un sensitivo? Poi, tu sei un sensitivo? Dimmi? Tu sei un sensitivo? No, non sono un sensitivo, io sono un medium. Tu sei un medium? Sì. Ok. Chiaramente quando si dice medium è compreso anche la sensibilità. Sì, una parte. I sensitivi sono solo quelli che hanno percezioni, sì, che sentono. I medium vedono, annusano, fanno i contatti, queste cose qua. Ma in quella casa dove tu vivi adesso ci sono stati dei contatti? Molti. Sì, allora all'inizio, per stare sul tema topo, eravamo io e mia mamma fuori in giardino con 2 sedie ed è apparso questo topo che sarà stato grande come un chihuahua, quindi una cosa enorme. Buio, completamente buio, quindi come se fosse fatto di ombra, per farti capire. È spuntato da un punto del giardino e ha iniziato a correre verso di noi, solo che io l'ho visto con la punta dell'occhio, quindi quando mi sono girato era a 2 metri da noi, correndo. Poi è andato in una parte oscura della casa ed è scomparso. Chiaramente io sono andato a vedere il punto da cui ho visto questo topo uscire e non c'era niente. C'era sempre la ghiaia, diciamo, quella che c'era, senza che qualcosa fosse uscito, perché se qualcosa fosse uscito dal giardino ci sarebbe stato un buco, invece niente. Poi 2 sorelle, chiaramente non fisiche,
su un albero in pratica, una sera siamo tornati, eravamo a cena fuori, suppongo, e ho visto queste due figure che ero lontano, quindi dopo sono andato fuori perché ho sentito, diciamo, questo richiamo. Mia mamma è uscita con me, lei si è sentita male, è rientrata. Io, quando succedono queste cose, che sento che sono cose che non mi vanno a genio, mi arrabbio, perché a casa mia tu non ci devi venire. Non, a parte che non dovresti nemmeno essere qua, perché tu dovresti essere né nel tuo mondo, e casomai fare dei contatti nel momento in cui uno apre il canale, o se proprio è qualcosa di urgente. E scusami, in quel caso che cosa fai? In quale caso? Nel caso in cui ti accorgi che c'è questa entità che lì non doveva esserci, cosa fai tu? Allora, mi è capitato nella casa dei 100 topi di riuscire a rimandarla dove doveva stare, però questa entità era buona, quindi quando hai un'entità buona o comunque che ha voglia di essere risultato, è molto più facile comunque, perché ha proprio il quasi bisogno di ascendere comunque, perché qua sta male lui, perché comunque oppresso, schiacciato da tutto quanto quello che lo tiene qua, quindi familiari che piangono per la perdita, quindi no, non te ne dovevi andare, tutte queste cose, zitte comunque dure, che pur essendo una persona buona ha avuto una vita dura, quindi magari crollano nell'alcol, nella droga, nella lussuria, in qualcosa di comunque fuori da quello che è una vita normale. Chiaramente la normalità è soggettiva, però insomma, chiaramente più una persona è maligna, non so come definirla, perché molte persone predisposte, diciamo, predisposte al male, diciamo, dai, più la persona è tendente al male, esatto, più è difficile aiutarla, perché quando uno si lega al male, non ha un interesse di ascensione, perché ascendi, quindi vai nell'alto, nella pace, incontri Dio, Allah, Yahweh, chi credi che ci sia sopra, mentre loro hanno il bisogno proprio di ciò che fanno qua, quindi recare ansie, paure, dolori, a volte anche perdizioni, crolli nella droga, nell'alcolismo, in tutto ciò che è non buono, suicidi o omicidi, ci sono stati moltissimi casi, uno dei più famosi è il caso Enfield, su cui hanno fatto moltissimi film, di varie possessioni che hanno dato causa e vita a pluriomicidi della propria famiglia. Ma sai, io ho sempre sentito molto spesso che tu hai parlato di infestazioni di topi, che a volte le energie negative, queste cariche di energie negative, condizionano anche l'aspetto circostante, diciamo, di alcuni ambienti, e soprattutto sfruttano diciamo, le entità che vivono nella nostra realtà. E quindi potremmo pure dire che in passato, quando c'erano le varie carestie oppure le cavallette e quant'altro, magari potevano essere condizioni dettate dal male. La nostra amica Alvina sta scrivendo: io ho avuto un'infestazione di mosche in cucina l'anno scorso, c'erano tante mosche che si sentivano loro rumore. Io sono riuscita anche in campagna e non ho mai visto tante mosche in vita mia. Quando sono entrata in cucina, loro mi hanno attaccata, mi venivano addosso, ho fatto un video dove si sentono il loro rumore. È una cosa terribile. Magari mandacelo questo video, così magari lo sentiamo. Ho capito. Io, Leonardo, perdonami perché devo dare un po' di fretta, perché sono in ritardissimo, perché ci siamo persi nelle prime due storie. Io comunque
ti terrei sempre presente. Le prossime trasmissioni ti direi di nuovamente di parteciparmi e raccontarci magari Certo. alcuni aneddoti. Vuoi che rispondo a questa? Sì, Ok, anche. allora, come lo posso chiamare? Ogni entità maligna ha un proprio essere, per farvi capire come gli dèi, quindi Zeus ha una bellissima aquila, Diana ha un cervo, ogni presenza oscura e anche benevola ha una sua forma animale, diciamo, quindi topi, sono Astaroth per fare un nome. Le mosche sono un simbolo di mantenere, quindi perché mantengono molte uova nel loro ventre, quindi qualcosa più legato a Belzebù e a quella fascia lì. Quindi le mosche sono una cosa abbastanza brutta, diciamo, non è una cosa molto positiva, come i topi, come molti pipistrelli, serpenti fino a un certo punto, perché i serpenti sono anche naturali, averne due o Sì. Sì. tre se abiti in campagna, mentre come vi diceva la ragazza che ha scritto, molte mosche che l'attaccano proprio, ecco, si vede che c'era qualcosa di molto importante, ecco, magari anche mandate per spaventare o per dare un segnale. Non so, poi ci sono molte altre Ho cose. capito. Va bene, La senti puzza. Leonardo, io ti ringrazio, ci sentiamo con calma e ti chiedo scusa Certo. se sono stato, se non ti ho dato lo stesso tempo, ma finiremo alle 2:30 di notte, quindi io ho ancora tante cose da Tranquillo. far sentire, quindi Tranquillo, ci rifaremo. va bene? Grazie Leonardo, mi fa Ok, piacere sentirti. grazie a te. Salutami Arrivederci. mamma, va bene? Ciao ciao. Cari amici, la serata è lunga, c'è tanto da raccontare. Voi in passato mi avete sempre detto: Ah, Giorgio, ma perché non ne facciamo di più? Allora, punto primo, questa diretta è veritiera, è fatta da voi, quindi non è inventata. Quindi io non può essere settimanalmente, perché altrimenti sarebbe finta. Cioè, le persone che vi raccontano tutte le storie settimanalmente non esiste, cioè non si può. Devo raccogliere, devo ascoltare le persone, devo raccogliere informazioni, quindi confessioni d'altri mondi è quindicennale, possiamo dire, non può essere settimanale. Quindi questo è quello che voglio dirvi. Per quanto riguarda invece il resto, le storie diventano sempre più interessanti, sempre più profonde, sempre più private. Quindi un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Pronto? Salve, sono Alicea, buonasera. Alicea, ciao. Io vedi, No. dopo le 22:30 sembra il piccolo cono dell'Antoniano, no? Cioè, vedi, la generazione diminuisce, capito? Quindi mi fa piacere parlare con te, Alicea, la nostra amica. Se andate a vedere le precedenti trasmissioni, abbiamo instaurato questo rapporto particolare perché ci ha spiegato che lei vive in un luogo molto profondo, molto speciale, dove lei, poverina, in quella casa, anche lei, oggi è la giornata delle case. Se questa la vede, se questa puntata viene vista dalle agenzie immobiliari, mi denunciano, secondo me. Comunque, perché oggi è la giornata delle case maledette. Quindi, vabbè. Comunque, al di là di tutto, volevo dirti, la nostra amica Lisea mi ha chiamato e mi ha mandato un'altra foto particolare, perché lei si è scattata questa fotografia. Dov'eri quando hai fatto questa fotografia? Dov'eri? Sempre nella mia camera. Sempre in quella camera. Quindi si fa questo selfie, cosa che ormai è di consuetudine, e si accorge di qualcosa. Me la manda, mi manda questa fotografia e io adesso ve la mostro.
ci tenevo a farvela vedere in diretta. Vedete, questa è la nostra amica Lisea, e qua dietro c'è qualcosa, lei si accorge che c'è qualcosa. Mi manda questa foto, io la ringrazio sempre per scegliere me fra tanti grandi studiosi che ci sono nel mondo. E io ringrazio te perché sei una compagnia assoluta, cioè mi sento proprio bene io. E mi fa piacere. E non è una cosa facile. E praticamente cosa fa? Mi manda questa foto e io praticamente cosa faccio? La analizzo con un semplice accostamento cromatico e cosa faccio? Cambio un po' le variazioni dei chiaroscuri e ci accorgiamo di questa entità. Come vedete, dietro le spalle della nostra amica Lisea si stanno iniziando a manifestare, che tra l'altro mi aveva già mandato in passato, nelle precedenti puntate, una immagine di una porta socchiusa dove c'era un essere simile a questo. Se tu ci pensi, Lisea, era simile, no? Insomma, diciamo che l'entità dietro appunto la porta socchiusa, secondo me, io avevo un secondo scatto di quella foto dove si vedeva per intero questa entità ed era una donna. Questo non mi sembra una donna, cioè è piccolo e brutto. Cioè, sì. Scusate, sì. Ma mi riesce meglio perché essendo sola ho un pochettino di ansia a parlarne. Quindi non credo sia lo stesso, perché io se non sbaglio ti ho mandato la foto per intero e vediamo che è molto piccolo, non è sì. Grande come no. Quella della prima foto appunto. Sì, è particolare, è strano. Poi c'è anche da dire una cosa, nelle immagini si evince che, come sto pensando molto spesso io, sì. La luce condiziona moltissimo questi fenomeni, tanto che se ci fai caso la luce taglia l'immagine, cioè lui viene, c'è una rifrazione della sua faccia, mentre la luce non taglia il tuo corpo, il suo invece viene un po' deformato. Ecco, se voi ingrandite, andate in profondità, vi accorgereste che la luce deforma tantissimo il suo corpo. Quindi io sono convinto, sto cercando di fare uno studio dove la luce, quando avvengono questi fenomeni, è nettamente particolare, soprattutto per questa entità. Perché io mi sono accorto, l'ho analizzata nel profondo, e praticamente mentre a te la luce non subisce nessuna rifrazione della tua immagine, la sua viene un po' rifratta, cioè la luce come se cancellasse un po' il messaggio di questa entità. E questa è una cosa particolare, se ci fate caso ve ne accorgete, c'è proprio una scheggia. Alcuni dicono che sembra pure un bambino, tra l'altro. Sì. Insomma, cioè, sinceramente io non me ne sono accorta subito. Ho iniziato a... infatti, cioè, da come si vede nella foto, cioè, io sono a maniche lunghe. Cioè, questa foto non è stata scattata recentemente, perché io, appunto, ho iniziato ad analizzare ogni fotografia che io ho nel cellulare, proprio per questo, perché nell'ultimo periodo sto avendo molti più riscontri nella realtà, capisci? E quindi ho iniziato, mi sono messa di buon umore e ho iniziato a... cioè, ho una galleria molto vasta di fotografie, quindi cioè, mi sono messa quel giorno a guardare ogni singola fotografia che ho scattato e ho trovato questa appunto e sono scioccata. All'impatto, cioè, ti giuro, all'impatto quando tu realizzi che in quell'immagine, in quella foto che tu hai scattato, realizzi che eri da sola nella stanza, cioè ti viene un minimo di brivido, capisci? È assurdo. Ho capito. Ma io ti ringrazio per la tua testimonianza. Grazie a voi che mi ascoltate sempre. No, ma noi ti ringraziamo a te perché abbiamo ascoltato delle cose veramente interessanti. E niente, allora io ti ringrazio, noi ci sentiamo sempre in contatto, grazie per questa testimonianza. Prego. I nostri amici allora, stanno analizzando anche loro, stanno dando la loro opinione. Sì, se vuoi puoi far vedere anche
com'era prima che l'analizzassi, così magari si fanno un po' più convinti. Va bene, senti, Alisa, ti ringrazio tantissimo, ok? Certo, allora ti saluto, alla prossima. Grazie mille, un abbraccio, ciao cara. Una buona notte, ciao a tutti. Ciao, ciao. Beh, se volete raccontare la vostra storia, come vedete Alisea è una ragazza molto coraggiosa perché è giovanissima e non si fa problemi a raccontare, e poi è dell'entroterra, quindi mi fa molta simpatia, siciliana come me, quindi la ringrazio tantissimo per questa sua esperienza. Allora, io volevo farvi sentire diciamo dei vocali. Se mi permettete, io vi faccio sentire un vocale interessante, questo qua è veramente interessante, della nostra amica Patrizia. Ciao Giorgio, ti ho scritto su Messenger perché volevo raccontarti l'esperienza che sta vivendo questa mia conoscente, che non vuole contattarti lei personalmente perché ha paura, vuole rimanere nell'anonimato, quindi la chiamerò Anna. Siccome mi ha raccontato diverse cose, io più di una volta le avevo detto di andare su YouTube, cercare anche te, cercare qualcuno che magari la potesse aiutare. Oggi si è convinta e mi ha dato l'autorizzazione per raccontarti questi tre episodi, diciamo. Allora, il primo è successo, un episodio, lei si è svegliata la mattina, è andata in bagno, lei è sposata e ha figli, quindi non vive in casa da sola, è andata in bagno e ha trovato praticamente il lavandino pieno di sangue, con le sue manate nel lavandino. Lei non era sporca di sangue, era solo lì in quel bagno. Cioè, avete capito? Si sveglia la mattina e trova delle impronte di se stessa impregnate di sangue nel lavandino. Lei no, cioè la mattina si sveglia e trova delle orme, pensando che fosse il sangue del figlio. Invece praticamente quel sangue non era di nessuno. È successo un'altra volta che lei si è svegliata sempre di notte. Lei dice che fa sogni strani. Poi praticamente ha sentito un dolore al basso ventre e perdeva sangue. L'ultima eclatante, quella la cosa che l'ha fatta spaventare, perché era veramente spaventata quando me l'ha raccontata, è successo sempre di notte mentre lei dormiva. Stava facendo questo sogno, lei dice un sogno stranissimo. A un certo punto si è sentita qualcosa che gli è saltata addosso e quindi l'ha bloccata. Lei riusciva a muovere solo le dita di un piede, non riusciva a vedere chi fosse, era bloccata e non riusciva a chiamare neanche il marito. E si è sentita come se le sparasse delle onde in testa. Dopodiché, quando l'ha lasciata e lei in quel momento è riuscita a muoversi, ha visto questa sagoma sparire nel muro. A distanza di 2 settimane, da un momento all'altro, le sue mani sono diventate nere. Giorgio, io ho visto le foto, erano nere le sue mani. Lei è andata in ospedale, le hanno fatto gli accertamenti. Lei è andata in ospedale, ma non subito, perché il giorno dopo quel nero praticamente è andato via. Le hanno fatto accertamenti, esami per vedere anche la circolazione, esami di ogni tipo, praticamente non risulta nulla, e l'ha visitato un primario e le ha detto che una cosa così è inspiegabile, non riescono a capire come possa essere successo, anche perché non escludono totalmente una reazione allergica e niente. E poi penso che abbia che le siano successe altre cose che poi lei tiene per sé. E niente, volevo chiedere a te se per caso, visto che comunque di esperienza ne hai, se ti è capitata mai una cosa simile. Ciao cara,
Qua c'è stata poi la mia risposta, però non ha senso la mia risposta. Se volete ve la faccio sentire. Sì, allora, ho pochi elementi per valutare. Dovrei parlare direttamente con lei e dovrei sapere gran parte delle esperienze e cercare di collegare i puntini. A primo acchito ti posso dire, ma non così, prendila con le pinze, mi azzardo solamente così, sul momento, posso dirti che lei è evidentemente venuta a contatto quel sangue anche con un'altra dimensione. Nel senso che inconsciamente, involontariamente, ecco perché devo parlare con lei. Lei, credendo di sognare, in realtà faceva parte di un'altra dimensione. Questo dava molto fastidio a queste entità che ci usano un po' come trampolino per passare da una parte all'altra. E quelle onde e quel bloccarla e poi scappare è perché in realtà lei non permetteva di fare queste operazioni che a noi sono sconosciute. In poche parole, il problema era lei, evidentemente aveva delle vibrazioni o delle frequenze dove davano molto fastidio quel sangue anomalo, però dovrei avere più elementi, su per giù non posso dirti nulla, ti posso dire solo che quell'azione che ha avuto lei è stata riparatoria nei confronti di queste entità. Perché evidentemente dava fastidio, c'è qualcosa in lei riguardo alle sue frequenze che evidentemente dava fastidio da altre parti. Quindi mi dispiace, ma non posso dirti altro. Allora, a primo acchito ho risposto così, però da quello che mi scrive io poi ci ho riflettuto, questa è stata la prima risposta che ho dato. Ci ho riflettuto e praticamente Raffaele che sta dicendo adaption quasi sicuramente, secondo me potrebbe essere un caso di adaption. Quindi se poi io purtroppo volevo parlare con questa amica che si chiama Anna, volevo parlare con lei perché attraverso altre circostanze, altre storie che sembrano apparentemente lontane, che sembrano che non c'entrano proprio nulla, e invece bene o male si può trovare un collegamento, un assioma. Quindi io sostengo che questo potrebbe essere un caso di adaption, ma mancano degli elementi probatori di circostanza, perché il fenomeno del rapimento non è, noi ci focalizziamo solamente sul rapimento, ma è tutta una condizione che sta attorno. Si può parlare di cose che sembrano vagamente lontane, tipo una persona, alle volte può capitare che una persona entra in un luogo e perde 2 ore del proprio tempo. E succede. Persone che magari imboccano una strada che hanno sempre fatto e la scavalcano, la superano. Tu dici, ma come? Io di solito ci metto 10 minuti e mi ritrovo in 3 minuti, mi ritrovo in tre isolati. Quelli sono i primi esempi, no? E poi arriva l'atto definitivo, che è quello più traumatico, che soprattutto viene scambiato come una forma di sogno. E in realtà poi arrivano queste cose, cioè questa nostra amica è andata dai dottori perché le mani erano totalmente nere. Io non ho potuto vedere le foto, magari un giorno riuscirò a convincerla e ve le farò vedere, però a quanto ho capito erano quasi necrosi. E quindi praticamente bisognerebbe parlare con l'amica e convincerla e farcela raccontare con tutti i particolari. Quindi, però la pista potrebbe essere quella. Non credo che sia un fenomeno di paranormale perché? Perché questi uomini neri, questi uomini, male che vada, cioè, ti spingono, ma non arrivano addirittura a fermarti. La circolazione del corpo, cioè è successo qualcosa di più grave, quindi credo che sia successo qualcosa riguardante un aspetto di analisi che più di una vicenda del genere, perché questi uomini e ombre per adesso osservano, e invece questa è un'azione fisica, quindi mi ricorda qualcosa riguardante il rapimento alieno, presumo. Al di là di questo, io vediamo, ho altri messaggi da farvi sentire, però se siete stanchi e volete andare a letto, ditemelo, sono le 23. Prima andavamo a casa alle 2, alle 22 finiva, adesso invece siamo alle 23, ditemi voi. Io vi vorrei far sentire l'ultimo vocale, vediamo se riesco a farvelo sentire. Vediamo. Se volete chiamare anche in diretta, ditemelo, io sono qua. Fin quando siamo in diretta non c'è problema.
Allora, sentiamo questo. Poi, il 27 dicembre. La mia amica, la nostra amica Grazia, mi ha mandato 5-6 vocali, tutti di seguito. Quindi io piano piano ve li faccio sentire tutti, ok? Poi è capitato una sera di marzo 2017. Ero seduta al tavolo a fare documenti, io gestisco il canile comunale e quindi ero immersa nella compilazione delle carte, i documenti, e quando io sono concentrata dimentico il mondo. Dico sempre che se dovesse avvenire un terremoto me ne accorgerei nel momento in cui mi è andato qualcosa sulla testa. Veramente quando sono concentrata proprio mi assento totalmente. A un certo punto io ho sentito vibrare forte, era una vibrazione fortissima. Ho distolto la testa dalle carte, ho guardato il lampadario perché ho pensato al terremoto. Il lampadario era immobile, tutto calmo, miei tranquilli, i cani tranquilli, ho due cani dentro casa. Mi sono alzata mettendo i piedi sul pavimento senza scarpe, casomai erano gli inquilini di sotto, non lo so, con un trapano, non lo so che cosa ho pensato. Quando a un certo punto mi sono resa conto che a vibrare ero io, si muoveva la sedia pure, non era tremore, era una vibrazione fortissima. Allora la mia mente razionale mi ha portato a preparare la borsa. Ho tirato fuori la borsa, dico se mi succede qualcosa mi porto in un ospedale, tengo a portata di mano tutto quello che mi serve. Mi sono anche lavata mentre vibravo fortissima. Poi sono andata a coricarmi, mi sono stesa e a un certo punto mentre vibravo, cioè era una cosa fortissima, non tremore, era una vibrazione che mi scuoteva tutto il corpo dall'interno. Ho sentito un suono, lo sentivo solo io, mio marito a fianco, no? Lo sentivo nella testa, nel petto, così, e partiva dal fondo, cioè proprio credo dall'ingresso del primo chakra, penso, sotto. Ma ero tranquilla, mi sono addormentata. Ma è stata una cosa recente, quindi la ricordo benissimo. E niente, anche questa è avvenuta spontaneamente. So che sono lunga, ma se sono interessante continuo. Un altro paio di cose da raccontare. Sì, me ne mandate circa 15, è incredibile. Sì. Grazie, c'è da fare un'enciclopedia da te. Però ci sono cose veramente interessanti. Io adesso, se mi permettete, vorrei chiudere perché sono quasi a 2 ore e poi dovrò collegare le due dirette. Sappiate che la metterò su YouTube e la metterò completa, va bene? Perché così un pezzo di qui, un pezzo di lì non va bene. Le metterò complete e la potete rivedere su YouTube nella playlist di Confessioni di Altri Mondi. Io, cari amici, questa è la fine della puntata. Se avete da chiamare, chiamatemi, io sono qua. E volete raccontare la vostra storia? Chiamatemi anche in forma, diciamo, su WhatsApp, mandatemi un vocale, il numero ce l'avete sotto impressione, ce l'avete messo qui, e raccontatemi le vostre storie, se avete avuto anche dei sogni premonitori, anche esperienze angeliche, raccontatecele. E io vi ringrazio se questa trasmissione è degna di interesse da parte vostra. Lunedì, ci vediamo noi lunedì con una puntata interessante dove parleremo della questione ufologica, perché ho da dirvi alcune cose. Ci tengo molto a fare un po' di ordine che bisogna fare. Poi la settimana, mi raccomando, martedì andiamo al raduno di Creators, Piedi Milano di Rozzano, stiamo organizzando per andare a vedere il film Creators. E vi manderò il banner con tutto, quindi tenetevi aggiornati, su Facebook metterò tutto, perché martedì saremo alle 21.30, ci vediamo al raduno davanti al cinema di Rozzano per andare a vedere Creators.
poi settimana prossima siamo con Pamela Bona e poi puntata speciale dedicata agli angeli settimana prossima, quindi sarà una puntata tra virgolette angelica. Quindi vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buon fine settimana e cosa dirvi? Sentiamoci, il numero l'avete, mandatemi un messaggio, vi ringrazio sempre per la stima e l'affetto che avete nei miei confronti, io cerco di ricambiare con tutto quello che posso fare. Il periodo è difficile, arriveranno periodi difficili, ma noi siamo sempre qui, io non vi lascerò, no? Non vi abbandonerò su questo punto di vista, come voi non avete abbandonato me. Quindi vi ringrazio tantissimo, a lunedì, un abbraccio.